Buongiorno a tutti, bentornati. Oggi, visto questo periodo in cui si fa fatica ad andare nei negozi, volevo prepararvi un regalo adatto per la festa della mamma. È una semplice busta di feltro con una decorazione e i fiori che abbiamo fatto l'altra volta, quindi legati insieme con uno spago, quindi quello che avevate visto nell'altro video, se non l'avete visto potete andare a riguardare il mio canale, la rosa che abbiamo visto il tutorial, il bocciolo che anche di questo abbiamo visto il tutorial, io ne ho fatta un'altra rossa e ho fatto un bel mazzolino che sta bene, poi messo nella nostra bustina. Oltre al mazzolino che poi va sistemato, ecco, che poi va sistemato nella nostra busta, volevo mettere una caramella in cui mettere poi la nostra lavanda, così risulta un pensierino profumato. Allora, di che cosa abbiamo bisogno per questo progetto? Innanzitutto il feltro. Avevo questo feltro grigio a pois rossi. Quindi va bene così, ve lo faccio vedere poi in rosso. E un feltro rosso, un cuore tagliato con la fustella. E inoltre ho preparato un altro fiorellino che vi farò vedere oggi. Facilissimo da preparare, da mettere insieme agli altri di cui abbiamo già visto il tutorial. Questo qui, ecco, è un mazzolino che andrà posizionato nella nostra busta. In più aggiungiamo la caramella ripiena di lavanda. Quindi, ecco cosa mi serve. Allora, un quadrato di feltro. Io in questo caso lo facciamo rosso con i pois bianchi e la dimensione è 22x22, quindi un quadrato. 22x22, vi avevo fatto anche vedere le bustine più piccole. Questa è una bustina più grande come regalo per la festa della mamma. Allora, teniamo il nostro quadrato con gli angoli verso di noi, pieghiamo i due angoli al centro e ci mettiamo un poco di colla. Colla. E uniamo i due angoli. Ecco, questa volta mi sono presa una mollettina, così non dobbiamo aspettare molto. E poi andrà a essere incollato anche l'altro angolo quando questo qui si è ben incollato. Aspettiamo un momento. Intanto vi dico cosa serve. Oltre a questo feltro rosso o il colore che preferite, vi volevo far vedere un altro fiorellino che andiamo a sistemare insieme alle nostre roselline, di cui il tutorial l'avete già visto, chi mi segue. Ecco, un altro fiorellino in più da mettere nel nostro mazzetto, quindi due fiorellini, anche questi tagliati con la fustella, ma potete trovare tranquillamente, provarli a tagliare anche voi, tagliando un cerchio e piegandolo in quattro, tagliando poi le foglioline. Io ho usato la fustella perché per comodità. E questo qui è un altro fiorellino che andremo a inserire nella busta. Poi abbiamo bisogno di un rettangolo. Ecco, io ho preso questa stoffa perché comunque sta bene con il rosso ed è una stoffa 21 centimetri per 11. Io qua di fianco l'ho tagliato con la forbice a zigzag, in modo che quando noi andremo a formare la nostra caramella, i bordi saranno
più carini, oppure potete semplicemente fare un risvolto. Ecco, questo qui è un triangolo 21 per 11. Adesso controlliamo se la nostra busta si è incollata. Sì, sembra di sì. Diamogli la forma, schiacciandolo un pochino. E andiamo a incollare l'ultimo angolino sopra quelli già incollati. State attenti a dargli una bella forma, soprattutto qua in basso, in modo che non faccia difetto. Andiamo a mettere un altro goccino di colla. Un altro goccino di colla e andiamo a incollare il terzo angolo. Quindi stiamo attenti al bordo. Ecco, adesso io attacco la mia mollettina in modo che la no, lasciamola incollare. Intanto prepariamo il fiorellino. Allora, per il fiorellino bisogna iniziare quel fiore più piccolo che abbiamo tagliato, lo pieghiamo in due, in questo modo, e poi lo pieghiamo ancora in quattro. Io, per dare la forma al fiorellino, ho preso un fil di ferro verde, già così almeno non. Vabbè, tanto andremo poi a coprire e vi faccio vedere come. E andiamo ad arrotolare, comunque a mettere intorno a questo fil di ferro, ecco, il nostro fiorellino. State attenti, adesso io questo l'ho fatto un po' lungo, però dovete stare attenti che non si veda. Che non si veda. Quindi andiamo a posizionare sopra questo e andiamo a incollarlo. Allora, prendiamo la colla, lo incolliamo al nostro fil di ferro, poi dopo gli daremo la forma del fiore. Lo attacchiamo per bene e questo sarà il nostro centro. Dopo andiamo a dare la forma, anche se si vede un po' il fil di ferro, è comunque un verde, quindi va bene anche per l'interno. Allora, aspettiamo sempre che la colla si attacchi e dopo andremo a infilare il secondo fiore nella fustella, mi ha fatto già il buco. Nel fil di ferro e andremo ad incollare anche gli altri. Vedete, carinissimo, facilissimo. Andiamo a incollare un po' senza molta precisione i nostri petali più grandi in modo da formare un bel fiorellino. Ecco, semplicissimo. Io ho voluto fare un altro fiorellino perché solo con le rose non mi piace, mi sembrava mancasse qualcosa. Questo bellissimo fiorellino andrà ad aggiungersi alle nostre rose per fare un mazzettino che infileremo poi dentro nella nostra busta. Allora, facciamo. Adesso il nostro fiorellino potrebbe essere finito così, che non è neanche brutto neanche sotto, in effetti. Poi ci sono dei fiorellini così. Mentre invece io volevo andare a finirlo con le mie foglioline. Queste foglioline che voglio mettere come per le rose. Quindi farò un buco piccolino al centro con la mia forbice qui. Piccolo. In modo da far passare il nostro fil di ferro. E andiamo a infilarlo. Vediamo, speriamo di averlo fatto bene. Andiamo a infilarlo. Non si è tagliato. Avevo fatto il buco. Andiamo a infilarlo nel nostro fil di ferro, in modo che il fiore sia più carino.
Vedete con le foglie così. Più carino. Quindi andiamo a incollare le foglie con un poco di colla in basso. Andiamo a incollare le nostre foglie in modo da dargli una bella forma. Abbiamo incollate, state attenti a non bruciarvi, che con la colla a caldo è facile, manca solo una nostra, queste due foglioline che sono rimaste un po', ecco. E ecco il nostro fiorellino, veramente bellissimo, facilissimo. Che andremo a fare poi un mazzettino, di rose da infilare nella nostra bustina. Ecco, poi la lunghezza del bastoncino la decidete in base a quando posizionerete il mazzolino. Adesso vi faccio vedere come ho fatto l'altro mazzetto. Ho preso, l'ho attaccato, poi dopo naturalmente si potrebbe mettere qualche nastrino in modo da coprire il bastoncino, però io l'ho arrotolato. Questi tre bastoncini, bastoncino a fil di ferro con un nastro verde, e, io ho usato questo, però voi potete tranquillamente usare un nastrino verde a vostro piacimento, e li ho legati insieme. Una volta legati insieme sono carini. Ecco, vedete questo qua è il nostro fiorellino che abbiamo fatto oggi. Questo qua. Una volta preparato il nostro mazzettino da inserire nella busta, che col bianco abbiamo sempre dei problemi con, poi dovete decidere voi la lunghezza del bastoncino in modo che si veda e stia bene nella busta. Adesso però volevo farvi vedere, oltre al mazzolino che è veramente carino, vi volevo far vedere che volevo mettere dentro una bustina a forma di caramella con dentro la mia lavanda, visto che ne ho tanta, e poi sarebbe un regalo profumato, simpatico. Quindi, cosa devo prendere? Allora, prendo questo rettangolo che è 21 per 11 centimetri e vi ho detto che ho tagliato i bordi con la forbice a zigzag in modo che i bordi siano carini. Poi va piegato a metà, dritto, vedete? Dritto su dritto, e vabbè, io l'ho cucito a 1 centimetro. L'ho cucito tutto 1 centimetro, io l'ho già fatto perché per velocizzare il tutorial, l'ho cucito tutto qui 1 centimetro. Potete, io l'ho cucito a mano, però potete cucirlo a macchina. Se lo cucite a mano, attenzione a fare dei punti piccolini, visto che dobbiamo infilarci poi e la lavanda magari esce se ci fossero dei buchetti un po' più grandi. Quindi dei punti stretti. Quindi, una volta fatto questo lavoro di cucitura da un lato, giriamo la nostra caramella. Giriamo la nostra caramella, che qui serve il gira rigira, sarebbe molto utile, però vabbè, lo facciamo a mano e lo rigiriamo verso il diritto. Quindi semplicemente dobbiamo fare un cilindretto che adesso vi faccio vedere. Ecco, giriamo, giriamo il nostro lavoro. Ho le mani anche un po' piene di colla, però allora giriamo il nostro lavoro, vediamo, giriamo qui e abbiamo ottenuto un cilindro che sarebbe il corpo della nostra caramella. Ecco fatto, un po' complicato, però ecco. Eccoci, questo qui è un cilindro.
cucito, la nostra cucitura, ecco, si vede appena, si è fatta bene. Adesso cosa faccio? Io pensavo, visto il colore del tessuto, di usare questo rosso, che visto così sembra più chiaro, ma è più scuro, rosso. Comunque sta bene con il disegno della nostra stoffa. Tagliamo un pezzettino. Tagliamo un pezzettino e chiudiamo da una parte. Perché chiudiamo da una parte? In modo che possiamo poi infilarci. Ecco, oltre alla lavanda io metterei un po' di imbottitura in modo da renderla più carina. Ecco, facciamo il nostro nastrino. Nastrino normalissimo. Poi andremo a sistemarlo. A me interessa chiuderlo in modo da poterlo riempire. Ecco. Chiuderlo momentaneamente, poi andremo poi a sistemare. Potete anche chiuderlo con un filo e poi fare un nastrino più carino. Perché a me adesso non è venuto bello. Quindi potete semplicemente chiuderlo con un filo e poi dopo andare a sistemarlo. Da questa parte infiliamo l'imbottitura che io ho qui, imbottitura. Ne metteremo, adesso vediamo. Diamogli la forma di una caramella. Infiliamo l'imbottitura nel nostro buco per dargli la forma della caramella. Ecco, infiliamo. Io ne metterei un bel po' perché è più carina. Ecco, infiliamo bene fino in fondo. Questo nastro mi piace. Lo sistemeremo poi. Imbottitura. Fino a riempirla per bene. Ecco, ricordatevi che poi dovete mettere anche la lavanda. Quindi io la cucino, direi qui. Quindi la riempio ancora. Sì, era un lavoro che avrei potuto già prepararne una già pronta in modo che si sarebbe velocizzato il lavoro. Comunque, con un po' di pazienza riusciamo a riempirla. Ecco, riempiamo, riempiamo. Quasi finito. Voi, ecco, riempitela fino a quando, ecco, sì, a seconda di come volete farla, anche lunga, grossa, e lasciare il bordino, ecco, qui, da questa parte. Dipende da come volete fare il bordino. Io adesso finisco qui perché se no non finiamo più, e devo prendere la mia lavanda. Allora, io ho la lavanda secca presa da sempre il mio orticello e la infilo dentro. L'infilo dentro. Potete prendere anche dei fiori così da infilare dentro, che si fa prima. Schiacciando poi viene fuori un profumo veramente bello. Potete prendere anche i fiori interi e infilarli dentro. Ecco, e adesso la nostra caramella è praticamente pronta. Schiacciando, schiacciando, viene fuori un profumo veramente molto bello. Bene, una volta riempita la nostra caramella, dobbiamo chiudere qui di fianco. Metto ancora quella imbottitura che mi è avanzata, così finiamo
finiamo il discorso. Ecco. Ed è pronta. Mettiamo via la nostra lavanda e la nostra caramella è pronta. Adesso metto ancora un nastrino. Posso decidere rosso o bianco, decidete un po' voi i colori che stanno meglio con il colore che avete scelto della stoffa. Facciamo il nastrino anche da questa parte. Ecco, però è carino. Con pazienza, stando attenti a fare un bel nastrino con calma. Ecco, abbiamo preparato la nostra caramella. Niente, oggi i nastrini sono così. Ecco, la nostra caramella è pronta. Quindi, ricapitoliamo. Abbiamo preparato la nostra busta. Abbiamo il nostro mazzettino di fiori. In più la nostra caramella. Allora, la caramella potete metterla o di fianco o di fianco o dietro, ecco, sistemandola un po'. E questo qui è un regalo carino. È un regalo carino per la festa della mamma. Adesso io nell'altra bustina ho messo un cuore. Con un po' di fantasia, ecco, si potrebbe mettere magari una farfalla come decorazione sul fiore. Oppure, ecco, mettere la farfalla anche qui. È veramente carino. Sempre abbiamo un problema che non si vede il bianco, e neanche il rosso in questo caso. Vediamo sulla busta che si vede di più. Allora, questo qui è il nostro mazzettino e qui è la nostra caramella. Peccato che non si senta il profumo, veramente carina. Questo qui è un regalo che potete fare profumatissimo per la festa della mamma. Ecco, io ho visto che ci sta bene anche la mia farfallina e il nostro progetto è pronto. Non difficile, se vi è piaciuto, mettete mi piace e seguitemi ancora. Buona giornata.